Ma ancora non hanno fatto la legge contro l'omofobia. Ma perché ce n'è bisogno? No, è che noi gay abbiamo finito di arredare tutte le case del mondo, adesso ci piace cagare il cazzo agli omofobi. Certo che ce n'è bisogno, ma sono tutte chiacchiere, ma quelle cose se fanno come fanno i VIP, che se fanno fotografare per finta, per finire in copertina. Sì, certo, noi gay ci facciamo pestare apposta per poi finire in copertina. Dove? Diva e donna? Facciamo solo diva? Facciamo solo donna? Ma sono questioni delicate. In Italia ci sono ben altre priorità. Ma noi non vogliamo essere la priorità dell'Italia. Vogliamo quantomeno essere cagati. Ciao. Ti scrivo per chiederti aiuto. Ho 20 anni. Mi sono dichiarato da poco e nel mio paesino mi sono fatto terra bruciata attorno. I miei genitori mi hanno buttato fuori di casa. Alcuni amici non mi rivolgono più la parola e non posso più uscire la sera da solo perché un gruppo di ragazzi minaccia di picchiarmi a morte. Puoi consigliarmi come dovrei agire? Io sono Mirko Darar, sono un comico che tratta tematiche gay e da quando ho avuto visibilità ricevo messaggi di questo tipo tutti i giorni da 3 anni. Non è possibile. Chi è questa persona che mi scrive? Questa persona che mi scrive può essere il vostro miglior amico, vostro fratello, vostra sorella. Vostro padre, perché no, vostra madre. Quindi, quello che vi chiedo è di condividere la campagna Da voce al rispetto perché finalmente si faccia una legge contro l'omo, la bi e la transfobia. Perché nel 2020 è veramente assurdo che ancora si debba richiedere una cosa del genere. E ciò che possiamo fare è unire le forze e condividere. Grazie.